2 minuti 2. Fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldini. 2 minuti 2. Il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela. Nuovo appuntamento con 2 minuti 2 da Maria Concetta Goldini. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Una mostra di caratura regionale. Lodi e plausi. Titoloni nei giornali e ne hanno parlato pure le televisioni. Un bel successo per l'artista Giovanni Udice, ma anche per la città di Modica, che ha ospitato e lo farà fino al 5 febbraio l'esposizione delle tele, che sono una sintesi dei 30 anni di attività di quello che è considerato un pittore contemporaneo tra più vogue Italia in questo momento. La nota dolente è appunto quella che Giovanni Udice è gelese e a Gela ha scelto di continuare a vivere e lavorare anche dopo che è diventato famoso. Per ammirare la sua splendida narrazione pittorica della Sicilia, i gelesi devono andare in trasferta a Modica. Vero è che nessuno è profeta nella propria patria, ma bisogna dire che questa è un'occasione persa per Gela di alzare il livello delle sue iniziative culturali, facendo tesoro di un suo figlio che ne porta alto il nome. Udice va in trasferta e con lui anche i tanti gelesi che non hanno voluto perdere l'occasione di ammirare i suoi 30 anni di attività. Le sue opere stanno attirando un'infinità di visitatori dalla Sicilia e anche da varie parti d'Italia. Modica ride e Gela sta a guardare. Ancora quindi un'altra pagina triste, ancora un'occasione perduta per volare più in alto. Al prossimo appuntamento. 2 minuti 2. Fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldini. 2 minuti 2. Il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela.